La decisione è di poche ore fa. Il congresso provinciale del Partito Democratico si farà. C'è già una data approssimativa. Il partito l'ha deciso ufficialmente e ha deciso anche chi appoggerà nelle prossime elezioni comunali in provincia di Frosinone nei centri con più di 15.000 abitanti. È vera pace o tregua strategica? Cosa porterà al territorio? E a proposito di territorio, l'ente provincia di Frosinone che si prepara a fare il tagliando dopo questa prima fase di esperienza con la riforma del Rio, ma quanto ha portato di utile al territorio, quanto ci ha tolto? Ne parliamo nel numero 207. Anno sesto di A Porte Aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. È stato consigliere e assessore regionale, parlamentare europeo, segretario di partito, anima politica della componente socialista del Partito Democratico in provincia di Frosinone, su scala regionale, considerato nell'area Nicola Zingaretti, ora guida il Consorzio di Sviluppo Industriale della provincia di Frosinone. Benvenuto all'onorevole Francesco De Angelis. Buonasera. È il sindaco di Ferentino, primo presidente della provincia di Frosinone, dopo il Facile. rinnovo dell'ente a seguito della riforma del Rio. Benvenuto al presidente Antonio Pompeo. Salve. È sindaco di Ferentino, presidente della provincia di Frosinone, consigliere e assessore regionale, già presidente regionale della Margherita prima che confluisse nel PD, anima della componente cattolica del Partito Democratico in provincia di Frosinone, è senatore della Repubblica. Ben arrivato a Francesco Scalia, che Buonasera. tra l'altro fino a poco fa è stata una giornata convulsa, senatore, perché mattinata al Senato, pomeriggio al regionale del PD, subito dopo questo convegno europeo, di fatto questo ci ricorda una sua scelta che abbiamo annunciato anche nei giorni scorsi, quando lei a un certo punto ha detto più sostanza, meno sagre, devo essere nei posti dove si prendono le decisioni. Rompiamo subito il ghiaccio e ricordiamo 331 12 456 25 per le domande ai nostri ospiti in diretta via SMS. 331 12 456 25 è una scelta politica. Francesco Scalia che si concentra più sull'area romana, più dove si prendono le decisioni e lascia il territorio? Non lascio il territorio, è una scelta necessitata dal fatto che il lavoro su Roma è completamente assorbente, sia perché la mole di lavoro che il governo produce poi si traduce in lavoro parlamentare. E se lo vuoi fare devi stare lì dalla mattina alla sera, la notte, molto spesso, soprattutto l'altro anno. Mi è capitato per una settimana di fare continuo, dalla mattina alla sera in aula, la sera fino alla mattina successiva in commissione, una Lei ha fatto un esempio doccia. concreto, senatore, ha detto se qui abbiamo avuto la possibilità di avere la legge che in qualche modo rimette mano all'area ex Videocon, se abbiamo potuto riaprire gli uffici del giudice di pace a Ferentino ma anche a Pontecorvo, è perché c'era la persona giusta al posto giusto per fare Guardi, l'emendamento giusto. l'accordo di programma video con i 30 milioni poi del governo, perché buona parte regionale, insomma, la parte del governo, nascono da un emendamento legato ad un decreto che era destinato a Piombino, che riconosceva un'area di industria complessa, di crisi industriale complessa Piombino. Ora, se non fossi stato lì, se non. È chiaro che sono cose che passano, che parlamentari a volte neanche se ne accorgono. E invece è stata l'occasione per agganciare un emendamento che è diventato un ordine del giorno che ha impegnato il governo a riconoscere Frosinone anche, l'accordo di programma di Frosinone, e a destinargli i 30 milioni di euro, che sono buona parte, insieme ai 10 della regione, dei 40 milioni di euro, che sono i due progetti che già stanno partendo, nel Senta, chimico continuiamo a volare e farmaceutico. alto, ma nella presentazione parlo di uno stesso Partito Democratico con
delle anime differenti, ma questo è il sale della democrazia, tante opinioni all'interno di uno stesso contenitore. Di fatto nei giorni scorsi noi abbiamo assistito, insomma, alla diffamazione a mezzo stampa, alla riconciliazione a mezzo stampa, di fatto una proposta di riavvicinamento a mezzo stampa, come ha fatto Corrado Trento su Ciocceria Oggi, non l'avevamo ancora vista. Di fatto segnali che partono, che vengono recepiti, la storia della contrapposizione tra Scalia e De Angelis. De Angelis dice è più una caricatura che fa comodo a qualcuno perché così giustifica la propria posizione. È così o no? È così, più delle volte è così. Noi ci siamo confrontati, ma non è che ce ne mandiamo a dire, non è che abbiamo bisogno di... Cioè, quando non siamo d'accordo ce lo diciamo, ci confrontiamo e a volte ha ragione uno, a volte ha ragione un altro e poi insomma si va avanti. Ma questo... Magari andavamo più d'accordo quando stavamo in partiti diversi, perché insomma è difficile la coabitazione nel partito, questo sì, quando stavamo in partiti diversi insieme abbiamo costruito il primo centrosinistra in Italia, perché prima ancora dell'Ulivo, insomma in provincia di Frosinone, si votò, io credo che fosse ancora segretario provinciale Francesco, io ero vice di Gentile, quindi divenni segretario provinciale e facemmo il centrosinistra nel 95, prima del centro-sinistra di Prodi del 96, dell'Ulivo. Siamo andati da un accordo con partiti diversi alleati. È chiaro che nello stesso partito sensibilità diverse, culture diverse, tradizioni diverse si trovano a confrontarsi, però noi ci confrontiamo sul merito delle questioni. Dopodiché ci sono i tifosi che ne approfittano. Era qualcuno di questi tifosi, De Angelis, c'è una vulgata secondo la quale lei andava in giro dicendo dobbiamo fare la pelle politicamente a Scalia, facendo anche nomi di persone che si trovavano con lei, situazioni, collocazioni geografiche. Di fatto questa contrapposizione è più una caricatura allora. Ma sì, è una caricatura, non esiste. Noi, ha ragione Francesco, insomma... Noi siamo stati i protagonisti di una stagione importante del centro-sinistra. Però che per un po' non vi siate parlati, è vero. Non che non ci siamo parlati, abbiamo discusso e ci siamo divisi su alcune questioni, sul merito, il progetto, le alleanze, la strategia, il partito, ma questo è normale, no? Perché poi, viva Dio, c'è dibattito, c'è confronto, c'è democrazia, questo è segno di ricchezza di un partito. E però, insomma, io a volte non capisco quando si dice ma i due non vanno d'accordo e quindi litigano e quindi non va bene. Poi i due fanno pace e quindi non va bene perché fanno pace. Insomma, mettiamoci d'accordo. Io credo che, insomma, è molto importante discutere. Non c'è mai stata una contrapposizione personale, insomma. Scalia è stato presidente della provincia, è stato assessore regionale, siamo stati insieme nella giunta regionale, io sono stato parlamentare europeo, oggi lui è senatore, io presidente dell'ASI, insomma... siamo i protagonisti di una vicenda politica che non riguarda solo il PD, il centro-sinistra, ognuno fa la sua parte e discutiamo. Poi il problema è che quando poi troviamo l'intesa si fa dura per i tifosi, no? Perché non hanno più da sventolare. In genere magari... tra i due litiganti il terzo gode, in questo caso chi ha fatto affari in diverse posizioni è stata Forza Italia, perché appoggiando una volta Scalia, una volta De Angelis, comunque si sono ritrovati in maggioranza dentro la provincia, si sono ritrovati a essere decisivi nelle elezioni per il Cosilam e l'ASI, forse meglio trovare l'accordo all'interno? Io penso di sì, questo è vero, perché quando poi non troviamo l'intesa è naturale che magari l'avversario politico si infila, no? E quindi una volta si infila dalla parte di Scalia, una volta si infila dalla parte di De Angelis, però... Questo vuol dire che quando c'è l'intesa non ce n'è per nessuno. E certo, oggi ad esempio è una bella giornata, no? Questa mattina l'assemblea dell'ASI, no? Quando c'è l'intesa non ce n'è per nessuno, perché questa mattina è un risultato straordinario, la partecipazione di quasi tutti i sindaci, gli amministratori, la provincia, c'erano tutti. Si è superata la percentuale dell'85%, abbiamo votato in seduta straordinaria anche superando i due terzi, una percentuale mai raggiunta al consorzio industriale, e quello è stato un bel segnale. C'erano tutti, c'era tutto il Partito Democratico, e quindi quando siamo uniti, ha ragione Francesco, non ce n'è per nessuno, il PD vince.
C'è una cosa poi che è importante sottolineare, la gente immagina che all'interno di un partito ci sia uno solo che decide, il partito invece ha tante anime che discutono, discutere quindi, dicevamo, se ne esce sempre arricchiti. Uno che discute poi anche Antonio Pompeo, dove insomma c'è chi scambia magari i toni alti con un litigio feroce, non considerando che anni di amicizia poi consentono anche di avere dei toni accesi. Capita di discutere con Francesco Scalia? Beh, capita spesso. Posso dire che il grado di litigiosità con Francesco è lo stesso grado di litigiosità che ho con mio fratello. Questo per dire il rapporto prima umano e poi politico che c'è con Francesco. Però c'è anche da dire, come diceva giustamente lei, direttore, bisogna confrontarsi. Io penso che sia normale il confronto, sia anormale chi non si confronta. Noi siamo abituati così all'interno del nostro gruppo, poi bisogna però essere intelligenti, e lì è la differenza, nel trovare la sintesi. Quindi trovare un punto comune, confrontarsi su quelle che possono essere le divergenze, poi alla fine trovare la soluzione della problematica e quindi il modo comune in cui affrontare la tematica. Questo c'è sempre stato con Francesco, sia da quando sono nato così politicamente nella fase amministrativa a Ferentino e tutt'oggi in amministrazione provinciale, anche se poi il nostro confronto è solamente di carattere e di natura politica. Dal punto di vista amministrativo ovviamente non c'è alcuna ingerenza, è un gioco di squadra che faccio con gli amministratori della provincia. Tra un attimo vediamo gli sms, 331 12 456 25, continuate a mandare messaggi. De Angelis, è pace vera quella con Scalia e chi ci guadagna? Ci guadagna il Partito Democratico e ci guadagna il centrosinistra. Scalia, è pace vera quella con De Angelis oppure una tregua tattica? No, ma non c'è ragione di litigio, sia nell'interesse del centrosinistra, sia per i nostri destini personali, voglio dire, insomma. In un partito balcanizzato ci facciamo male tutti, in un partito che invece esprime la sua forza, come ha detto De Angelis, oggi all'ASI, è un partito che cresce e fa crescere una nuova classe dirigente, perché qua poi la caricatura è concentrare tutto su noi due, che veniamo da una storia lunga, anche perché abbiamo iniziato da ragazzini. Eravamo ragazzini, il movimento giovanile. Abbiamo iniziato da ragazzini, per cui è una storia lunga, ma oggi c'è una squadra di amministratori, di parlamentari. Insomma, ci sono altri due parlamentari, c'è il presidente della commissione bilancio regionale, c'è il presidente della provincia, ci sono sindaci, ma come si fa a ridurre tutto? Cioè non si può ridurre tutto, non si può ridurre ad una sola cosa il rapporto tra me ed Antonio, che è un rapporto insomma non filiale perché è quasi la mia età per quanto sia giovane. Ma è fraterno, è chiaro che ci confrontiamo, non è vera la cosa che è stata riportata, perché proprio quella volta abbiamo festeggiato il suo compleanno, gli ho portato i pasticcini, penso un po' tu. Così faccio l'elenco di chi c'era. Avete alzato un po' la voce su? Assolutamente no, è che insomma parliamo, discutiamo, poi passa una linea o un'altra, quel che c'è che io non ingerisco mai e non l'ho mai fatto sull'amministrazione. Noi parliamo di politica, di organizzazione del gruppo, poi la responsabilità della provincia è sua, come la responsabilità del comune di Ferentino è sua. Io non ci metto una come ho fatto con Piergianni Fiorletta. Primo risultato concreto di questo dialogo, rinasce il gruppo unico del Partito Democratico in provincia, di fatto quando darete l'annuncio? Nei fatti già c'è, perché alla votazione del bilancio l'altro giorno, tranne un consigliere, comunque tutti hanno votato a favore, cioè non maggioranza bulgara, ma si potrebbe dire unanimità. Di fatto, quindi, questo gruppo unico c'è? Certamente sì, il voto del consigliere Cinelli è stato un dato politico importante, ma bisogna dire che su questo gruppo si sta lavorando già dal giorno dopo delle elezioni provinciali. Il mio ringraziamento va veramente a tutti i consiglieri provinciali del Partito Democratico, in particolar modo alla mia lista, i Democratici per Pompeo, al capogruppo Germano Caverna, gli altri consiglieri che si sono da subito messi al lavoro. Abbiamo, diciamo, messo da parte l'asce di guerra e abbiamo veramente pensato al bene del Partito Democratico, anche per un semplice
motivo. Questa provincia ha bisogno di risposte. E questo è il senso che abbiamo voluto dare a questa nostra esperienza, ma soprattutto dal giorno dopo ci siamo messi al lavoro insieme, non solo ai consiglieri eletti nella lista del Partito Democratico, ma anche a tutti i consiglieri eletti in amministrazione provinciale, per dare risposte al territorio, per dare risposte. E capogruppo sarà poi una scelta all'interno del gruppo che si formerà del Partito Democratico. Ma sono sicuro che tocca a lui farlo. Caperna, in un'intervista fatta ieri, pare che abbia messo dei paletti, dice, insomma, parliamo al limite una staffetta. Ma guarda, devo dire che sono stati molto intelligenti a gestire questa fase e sono sicuro che saranno altrettanto intelligenti anche per scegliere il capogruppo. Nel bene della unanimità che di fatto c'è stata l'altro giorno sull'approvazione del bilancio. Sì. È un'unanimità che ci dice quanto questa nuova provincia, perché lei da Francesco Scalia ha ereditato una provincia che mantiene solo il nome di quando c'era Scalia, di fatto oggi è una cosa completamente diversa. Purtroppo non l'ha ereditata direttamente da me, c'è stato un passaggio di mezzo. Allora diciamo, la provincia che lei governa oggi è un ente completamente diverso da quello che governò Francesco Scalia. Di fatto quanto è complesso o quanto è più facile governare un ente in queste condizioni? Allora, innanzitutto io non sono pienamente d'accordo quando si parla di provincia svuotata. Certamente è una provincia diversa da quella gestita e amministrata da chi mi ha preceduto, ma è una provincia che veramente ancora tanto può dare al territorio. Io devo dire che questi giorni proprio festeggiamo il mio primo compleanno da presidente della provincia. È stato sicuramente un anno difficile, è stato un anno di rodaggio. Sono il primo presidente che vivo questa riforma del Rio, ma allo stesso tempo è stato anche un anno entusiasmante. Credo anche nella riforma del Rio, questa riforma degli enti locali. Però purtroppo ciò che crea le vere difficoltà a questa provincia, ma come tutte le province d'Italia, è il ritardo nel far arrivare a termine questa riforma. Siamo ancora in attesa di quelle che sono le funzioni delegate da parte della Regione nei confronti della provincia. Purtroppo le risorse sono quasi azzerate e noi continuiamo comunque ad esercitare anche quelle che sono le funzioni che non dovremmo esercitare. Sono queste le vere difficoltà di questa provincia e anche delle altre province della nostra penisola. Allora, 3, 1, 12, 4, 5, 6, 25, c'è già un bel po' di messaggi, ne abbiamo selezionato una parte, vediamoli, continuate a mandare i messaggi, 3, 3, 1, 12, 4, 5, 6, 25, nessun costo aggiuntivo a quello del normalissimo messaggio. Senatore, in Commissione Industria lei è spesso relatore di provvedimenti importanti per il Paese. Complimenti, è così che si comporta un parlamentare e non a bivaccare nelle sagre. Chi sarà il prossimo direttore generale della ASL di Frosinone? Sarà finalmente un DG espressione del territorio? Senatore, giornate di lavoro intenso per portare a casa una riforma fondamentale per il nostro Paese. Complimenti. Il problema è proprio questo. Quando siamo uniti? Quando? Se i contrasti sono un'invenzione dei tifosi, bisognerebbe spiegare perché Scalia non ha votato alle europee l'unico candidato Ciociaro. Politici vanno valutati per i contenuti e non per le pacche sulle spalle. Avanti, senatore. Lui era la sintesi dell'accordo per il bene del PD. Non si può togliere l'IMU a chi ha una casa di lusso a Piazza di Spagna e poi recuperare quei soldi con i tagli alla sanità, eliminando posti letto negli ospedali. Non si può. Se il PD esiste ancora, impedisca questo scempio. Le ragioni da parte loro faranno sicuramente la loro parte, chiamando l'Italia a mobilitarsi per evitare questa vergognosa ingiustizia. Allora, procediamo con ordine. Senatore, intanto riforme importanti, quelle di questi giorni. Tra le varie riforme c'è chi sostiene che l'altro giorno al Senato sia passato un ordine del giorno che potrebbe portare le province di Frosinone e Latina a essere unite con la Campania. Oggi una persona che studia, insomma, che segue queste cose come Alessandra Di Leggio poi ha detto, guardate, forse c'è un equivoco, l'unico merito che ha questo ordine del giorno è stato quello di ricordarci che esiste un progetto di legge, ma
quell'ordine del giorno di fatto non porta assolutamente nulla da nessuna parte. Come stanno le cose? Non richiama il disegno di legge, si fa confusione tra un disegno di legge che un parlamentare e un senatore hanno presentato, come tanti disegni di legge, io ne ho presentati 4 per esempio, che insomma fanno il loro iter, quindi sono, e questo è un disegno di legge costituzionale per cui dovrebbe fare l'iter della riforma che stiamo facendo, con un ordine del giorno in cui quello stesso senatore invita il governo a razionalizzare il sistema regionale, a ridurre il numero delle regioni, che è una, come dire, una intenzione, anche, secondo me, anche positiva, che non si realizzerà in questa legislatura perché ci vuole una riforma costituzionale. Immaginate se facciamo un'altra riforma costituzionale dopo essere stati impegnati a farne, 2 anni a farne una. Se si voleva razionalizzare il sistema delle regioni con questa riforma costituzionale, l'avremmo messo in questa riforma costituzionale. Se non c'è, vuol dire che le regioni rimangono 20. Vediamo se spiego però bene. Praticamente lo scorso anno i senatori Ranucci e Morassut hanno detto, guardate, bisogna ridurre le regioni. E noi hanno, diamo una mappa che potrebbe essere questa, ed era un loro studio. Che non ha seguito nessuno. Nel 2014. Che non ha seguito nessuno. Adesso, l'altro giorno, il senatore Ranucci, con un provvedimento del tutto indipendente da quella proposta di legge, fa un ordine del giorno col quale dice al governo riducete le regioni, punto. Quindi vuol dire che la prossima legislatura invita il governo, ovviamente nella prossima legislatura, perché non ci sarebbe più il tempo oggi, se sarà questo governo, a ridisegnare le regioni. Ma è anche logico, perché il Molise è una regione che ha metà degli abitanti della nostra provincia. È possibile che rimanga con la funzione legislativa, con le funzioni regione, una realtà territoriale così piccola, in un sistema di razionalizzazione, di ottimizzazione della spesa? Le regioni sono state purtroppo, anche da un punto di vista negativo, centri di spesa pesanti in questi anni. E allora, ma ridurre le regioni vuol dire accorparle, vuol dire che a Lazio si unisce l'Abruzzo, si unisce il Molise, si fa la regione, la macro-regione del centro, si fa la macro-regione del nord-est, la macro-regione del nord-ovest, si fa la macro-regione delle isole, del sud. Quante regioni più o meno secondo? Ma insomma, le teorie, c'era anche uno studio molto, molto fondato da un punto di vista di storia e di geografia, che parlava di una ridefinizione delle regioni anche storiche. Nel paese ce ne possono essere 6, 8, 10, 11, 12, insomma. A 12 è logico che noi andiamo con la Campania. Ma non è logico per nulla, perché immaginate se Lazio debba essere l'unica regione che si smembra in un sistema di accorpamento di regioni. Dove che andiamo? Che senso? Rimaniamo nel Lazio. Nel Lazio rimaniamo nella regione. Quindi non eliminiamo niente. Nella regione del centro Italia, accorpiamo, non eliminiamo. Se tu smembri, quindi questa comunque se tu smembri, sdoppi, se tu accorpi, riduci, mi sembra talmente evidente. Il fatto comunque è che questo rischio in questa legislatura non c'è. Non c'è, se no era nella riforma costituzionale. Abbiamo riformato il titolo quinto. Ma noi dobbiamo costruire una regione più grande, non una regione più piccola. Abbiamo riformato abbiamo ridato funzioni allo Stato, l'energia, le grandi infrastrutture, abbiamo riformato il titolo quinto, il numero delle regioni è rimasto lo stesso, sono 20 e non sono state toccate. Io la spiego pure, ma in questa prospettiva di accorpamenti, di macro regioni che svolgono una funzione. Quindi non lo smembramento dell'esistente. Io ho chiamato Morassut, ho chiamato Roberto, anche perché siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo, gli ho detto, ma questa proposta da dove viene? Cioè, come cosa ti eri fumato? Ma sì, lui mi dice no, ma io l'ho fatta per aprire un dibattito, una discussione. Poi quella è una proposta. A me non piace quella ipotesi. Ma la discussione si è aperta solo qua, perché sì, non se l'è appena perché nessuno. Lì poi non si è aperta la discussione. Quello è un ordine del giorno che è stato approvato. Poi, insomma, chi conosce bene le istituzioni sa anche bene che un ordine del giorno poi non si nega a nessuno, no? Soprattutto quando si tratta di approvare un provvedimento così importante come la riforma costituzionale. Ma il tema, diciamo, non è la regione più piccola, è la macro-regione, come diceva Francesco, la regione più grande. Quindi noi non dobbiamo perdere Roma, perché Roma è una grande risorsa, è una grande opportunità, non solo per noi ma per tutto il Lazio. Onorevole, che avete deciso oggi durante l'incontro al regionale? Ma intanto abbiamo deciso che facciamo il congresso.
lo facciamo anche velocemente, mi pare di poter dire che lo facciamo a gennaio, con il tesseramento che si chiude al 2014 e quindi voteranno i rinnovi del 2014 nel 2015, quindi non quindi ci sarà... può votare chi al 31 dicembre 2014 aveva la tessera del PD e l'ha rinnovata e fa in tempo a rinnovarla fino al 31 dicembre 2015. Sì, e quindi non ci sarà... Se uno si è iscritto nel 2015, non No, questo per evitare la corsa al tesseramento, diciamo, non ci sarà la corsa alle tessere. La platea congressuale è già definita, vota chi rinnova, e quindi un congresso, diciamo, tranquillo, sereno. Riuscirete dove a arrivare ci sarà... a un congresso unitario oppure senza drammi, come dice Scalia, l'importante è che maggioranza e opposizione che dovessero uscire siano comunque reciprocamente legittimate. Ci sono due soluzioni. O c'è un congresso unitario e quindi si apre una fase nuova, senza veti, senza pregiudiziali, e mettiamo in campo, diciamo, una soluzione condivisa da tutti. Oppure si va al congresso con due candidati e quindi si apre un dibattito, un confronto, una votazione serena, tranquilla, un riconoscimento reciproco e poi ci sarà una maggioranza e ci sarà una minoranza. Io preferisco la prima ipotesi. Alfieri potrebbe essere una soluzione condivisa? Ma Alfieri, la discussione è aperta. Adesso cerchiamo di non imbrigliarci sui nomi, no? Noi abbiamo bisogno di una... Posso dire una cosa, proprio per rispondere a una delle domande che veniva, perché non avrei votato il Francesco come eurodeputato? Alfieri è notoriamente una persona che mi è vicina, è stato il capolista della lista che ho sostenuto. È il sindaco di Paliano e consigliere provinciale, lo diciamo a vantaggio e non addetti ai lavori. Che ha votato Francesco De Angelis europeo, come ha votato Mauro Boschini alle regionali. Francesco ha preso 30.000 voti in provincia. Un'enormità. Io ho portato, l'ho fatto convintamente, un candidato della mia area politica nazionale, un candidato che era il candidato di Lotti, era il candidato di Renzi in questa regione. Dopodiché c'erano tre preferenze e il mio gruppo ha contribuito, Alfieri, Nino Gargano, posso fare Fabio Di Fabio, tanti amministratori che hanno votato alle europee Francesco De Angelis, per cui Alfieri, insomma... Potrebbe essere una figura di sintesi? Se lo chiedi a me sono di parte, io è meglio che non e allora metta. Non è più una figura di sintesi. Appunto, per cui per me è un buon candidato. Ecco, perché noi abbiamo bisogno di una soluzione condivisa, ma condivisa da tutti però, io voglio mettere molto l'accento su questa questione. Non è un accordo, Alfieri, diciamo... sarebbe candidato di una parte oppure potrebbe no, essere condivisa? No, il candidato di una parte politica non va bene, non è la sintesi. E quindi fa bene anche Alfieri a dire non sono il candidato di Scalia e non sono il candidato di De Angelis. A noi serve un candidato condiviso, ma condiviso da tutti, da Scalia, da De Angelis, da Pompeo, da Boschini, da Costanzo, da Sara Battisti. Cioè, io voglio che in questa operazione noi uniamo il Partito Democratico, perché anche rispetto alle cose che ci siamo detti in questi giorni, anche nella discussione di oggi al Comitato regionale, noi dobbiamo unire il PD perché questo è il sentimento del nostro popolo, della nostra gente, e poi perché se siamo uniti il Partito Democratico vince, vince il centrosinistra, e se vinciamo c'è spazio e c'è soluzione per tutti. C'è via email una domanda per il Presidente Pompeo, ma che coinvolge anche gli altri ospiti. È ormai arrivato a conclusione l'iter amministrativo che prevede il taglio del 50% del personale delle province in applicazione della legge Delrio e del decreto Madia pubblicato il 30 settembre ultimo. Nella provincia di Frosinone sono interessati circa 250 dipendenti. Quali sono state le iniziative messe in atto dal segretario provinciale del PD finalizzate alla tutela dei dipendenti? Considerato che sia in regione che in provincia governa il PD, sembra che ci sia stato un fragoroso silenzio da parte del segretario politico. Cosa ne pensano i presenti? Intanto, dal punto di vista amministrativo, chiariamo la cosa, 250 persone che dovrebbero lasciare il palazzo della provincia? Beh, non siano questi i numeri, questa è la decurtazione che è stata fatta per legge, dalla legge 56 del Rio e successivamente dalla 190 alla legge di stabilità 2015, una legge che dice che le città metropolitane debbono decurtare del 30% il personale, le province del 50%, quindi
Frosinone, avendo la provincia di Frosinone, avendo una pianta organica di circa 590 unità, quindi c'è un esubero calcolato intorno a 250 lavoratori. A questi 250 però vanno tolti il personale del centro per l'impiego, inizialmente anche la polizia provinciale. Poi per la polizia provinciale c'è stata un'evoluzione diversa, perché l'ultima circolare della Madia, e anche per quanto riguarda il decreto legge 75 sugli enti locali, per la polizia provinciale, che inizialmente era destinata ad una fase di accorpamento e di fusione con la polizia forestale, è stata tirata fuori da questo processo, e quindi oggi la polizia provinciale può rimanere anche in forza, nel rispetto del 50% di decurtazione, in forza alla provincia o anche alla regione come polizia amministrativa. Ma nella provincia, una cosa da presidente della provincia, perché quando Scalia fa le leggi, poi insomma noi cittadini è un po' difficile stargli appresso, bisogna decurtare del 50%. Ora che fa? Li butta dalla finestra, li mette su una corriera, li manda al confine. Decurtare, ma decurtare come? Ci sarà un processo di mobilità verso la regione. La regione si è anche impegnata ad assorbire queste persone, calcolate in circa 90-100 unità per quanto riguarda la provincia di Frosinone. Il contratto regionale però costa di più, cioè il risparmio della Del Rio dov'è? Però, ecco, finisco questo passaggio, però devo dire che il segretario generale sta facendo un grande lavoro insieme anche all'UPI regionale per cercare di abbassare questa fase di esubero. A questo esubero va anche calcolato le persone che andranno attraverso i requisiti pre-Fornero in pensione fino al 2016. In sintesi, quello che voglio dire è che il personale che andrà in mobilità alla regione sarà molto più basso rispetto a quello che la regione ha previsto in 100. Quindi in meno 100 di 90 persone. Meno, sicuramente meno, molto, molto meno, e riusciremo anche a tenere in forza la provincia tante unità della polizia provinciale, per espletare quelle che sono le funzioni che restano in capo alla provincia in base alla legge del Rio, in particolar modo ambiente e strade. Senatore, lei che è stato anche presidente di provincia, ma questa riforma del Rio è proprio studiata per bene, oppure è stato il male minore? Cioè qualche riforma la dobbiamo fare pur di far vedere? No, c'è stato di molto il cedere rispetto ad una bandiera. Insomma, le province venivano viste come enti inutili, perché nella stragrande nella più parte sono, non vengono percepite. Il caso di Frosinone è particolare, perché Frosinone è una città relativamente piccola come capoluogo ed una provincia con 91 comuni, e quindi un ruolo della provincia che è visibile. Ma la provincia di Roma, ci si è accorti della provincia di Roma quando c'era Gasbarre e Zingaretti per Gasbarre e Zingaretti, perché sennò non se ne accorge. A Roma esiste il comune soprattutto, neanche tanto la regione. Nella provincia di Latina esiste la città di Latina, la provincia, cioè, non viene percepita dai cittadini come invece un ente che ha una sua storia e una sua funzione di straordinaria importanza, perché è l'ente che svolge le funzioni di area vasta, le funzioni di raccordo che vanno oltre le realtà comunali, e di un ente di questo genere continuerà ad esserci bisogno. Quel che ha fatto la legge del Rio è eliminare il livello politico della provincia, eliminare i protagonismi, la proliferazione. Oggi la provincia è un ente amministrativo che ha delle funzioni precise, il personale segue le funzioni, vanno in regione perché le funzioni dovrebbero tornare in buona parte alle regioni, la regione poi le delega alla provincia, per cui il personale rimane perché la regione delega con le funzioni alla provincia. Però la provincia farà quello, a differenza di quando ero presidente della provincia io, eletto direttamente dai cittadini, che avevo una rappresentanza politica generale del territorio e che, gestita bene, poteva avere un ruolo, ed aveva un ruolo, mi consentiva di andare alla Corte d'Appello di Roma a rivendicare la Corte d'Appello a Frosinone, mi consentiva di avere un ruolo politico, ma insomma si è gestita, e tanti l'hanno gestita insomma come una duplicazione di azioni, di protagonismi sul territorio, di enti, che è quello
la spesa, non il costo del personale, che è vero, il costo che dovesse, il personale dovesse andare in regione, non è che gli fai un favore se non glielo mandi, perché poi rimane qua, perché gli uffici regionali stanno pure qua e devono svolgere funzioni regionali qua, ma hanno un contratto. Io intanto ho una marea di sms, 331 12 456 25, cominciamo a leggerli, sono davvero tantissimi e propongono argomenti tra i più diversi. 92% di presenza in aula, relatore in commissione, questo fa un parlamentare, è preoccupante se li si vede spesso in giro, il Parlamento è a Roma. Domanda per Scalia, perché Scalia non ha fatto votare De Angelis alle europee, preferendo tra gli altri i renziani Danti e Bonafè? Costanzo è stato un segretario fallimentare che non ha saputo affatto svolgere il ruolo in modo equidistante. Anzi, perché non lasciare spazio a sfide vere, competenze e carisma a confronto per selezionare il migliore e non semplicemente il più gradito? Capogruppo PD, si ha la pretesa di andare verso il rinnovamento e poi si discute se capogruppo sarà Cinelli o Caperna. Se ci sono qualcuno lo dovrà fare. Se ci sono segnali di ripresa per il Paese, lo si deve al lavoro di parlamentari che quotidianamente sacrificano famiglia, affetti per occuparsi del bene comune. La volta buona, grazie. Alfieri si dice indipendente, ma sappiamo bene che l'accordo non può prevedere un soggetto che non sia sostenuto e voluto da Francesco. Costanzo 2. Com'è la situazione della Marangoni di Anagni? Nell'ottica del rinnovamento e del rilancio sarebbe piuttosto utile puntare su un giovane competente dal profilo autorevole, uno che fiducia e spazi li ha conquistati autonomamente sul campo, Germano Caperna. Se persone, sistemi e metodi di selezione, dinamiche e criteri sono sempre gli stessi, come sarà possibile lo slancio del rinnovamento, la Chiesa dei miracoli o il miracolo della Chiesa? Vi siete dimenticati dei quarantenni ex video con le tasse, me le pagate voi? Domanda Emiliano. Dal punto di vista industriale, De Angelis, insomma, il consorzio di sviluppo industriale è stato per anni gestito da politici. C'è stata una parentesi nel corso della quale è stato affidato alla guida di industriali, torna adesso alla politica. Risultato concreto, quello che lei diceva che è avvenuto questa mattina, per la prima volta c'è stato l'80%, se non sbaglio, delle quote rappresentate. 86%. Avete approvato il bilancio e affrontato questioni che erano ferme da anni. La pancia della gente ci dice: Marangoni, che succede? Ex Videocon, che succede? Il consorzio di sviluppo industriale che lei presiede, come si sta attivando per fare sì che qualcuno venga a investire in quelle aree? Ma noi oggi abbiamo discusso, è stata una bella discussione, hanno partecipato tutti, devo dire i sindaci, amministratori del centro-sinistra, ma anche del centro-destra, perché poi al di là delle appartenenze abbiamo lavorato e devo dire abbiamo anche votato insieme, perché tutto è stato approvato all'unanimità, ma c'è stata anche una bella discussione su alcuni punti molto importanti. Il primo, la reindustrializzazione del sito della Videocon. Io posso anticipare questa sera che noi stiamo già attivando le procedure per la presa in possesso del sito. Quindi adesso discuteremo insieme alla Regione, insieme agli amministratori, insieme ai soci, perché dobbiamo discutere insieme ai soci. Io ho anche detto che una prossima riunione dell'Assemblea dei soci sarà dedicata ad affrontare le questioni della Videocon e i fondi strutturali. Ecco, io credo che noi entro la fine dell'anno siamo pronti per far uscire il bando per la reindustrializzazione del sito. Dico di più, il progetto della Videocon è un progetto pilota per la nostra regione, quindi un modello anche per il presidente della regione Zingaretti. Se funziona, e io credo di sì, noi siamo pronti, diciamo, a mettere in campo questa politica sui siti dismessi. Cioè questi siti abbandonati che vengono recuperati per far tornare la produzione, lo sviluppo e soprattutto il lavoro. Per quanto riguarda la Video... Scusa Presidente, vediamo se capisco bene. Cioè il progetto sarebbe, noi prendiamo gli ex stabilimenti... Dove possiamo con la riacquisizione, diciamo con lo strumento della legge, a costo zero. Perché cioè come è stato fatto per la Video... Il consorzio industriale, che lei adesso presiede,
dagli anni 70 in poi, bravo, ha dato dei soldi agli industriali aiutandoli a produrre in questo mezzogiorno. Sì. Quindi soldi della cassa per il mezzogiorno. Sì. Di fatto, oggi sbullonate e ve ne andate, benissimo, o mi ridai i soldi oppure mi prendo gli immobili che nel frattempo hai realizzato. Il principio mi sembra che sia questo. È questo. Secondo passo, a questo punto cosa ve ne fate di questi immobili? Quindi li rimodernate e dite alle imprese che vogliono investire, signori, venite qui a fare la produzione, l'immobile ve lo diamo noi, bello e che fatto. E questo è il principio? Sì, il sito torna produttivo, noi lo mettiamo in vendita ad un prezzo, diciamo, fortemente competitivo, e quindi è attrattivo il sito, e quindi c'è l'opportunità di mettere in campo un investimento per portare sviluppo nella nostra terra, ma soprattutto lavoro. Cioè, facciamo capirci, Fiat a un certo punto se ne va in Serbia, a Kragujevac, perché il governo serbo dice a Fiat, guardate, qui ci hanno bombardato questo stabilimento dove facevamo le macchine. Se vi prendete lo stabilimento, vi diamo gli incentivi per rimetterlo a posto, noi comunque vi diamo anche tutta una serie di benefit e di agevolazioni. Fiat è andata là. Molti industriali che sono al confine con l'Austria, con la Svizzera, gli dicono, noi in 24 ore ti diamo il terreno, ti diamo le linee di credito, vieni a fare la produzione qua. Voi state adesso un passo avanti, perché gli date lo stabilimento chiavi in mano. No, noi sì, noi mettiamo in campo sia il prezzo competitivo, perché quel sito viene messo a gara, diciamo, ad un prezzo competitivo e quindi diventa attrattivo, e poi diamo anche insieme alla regione l'opportunità, diciamo, semplificazioni, facilitazioni, cioè tutto quello che serve per poter promuovere un investimento produttivo nella nostra provincia. Per dare una risposta al dipendente, ex dipendente Videocon, questa cosa la proposi al tavolo regionale all'inizio del fallimento Videocon, no? Questa cosa. Provincia di allora, per dire il passaggio. Asi di allora. Industriale. Cioè, non è possibile, insomma, fantasie, non so cosa. Poi, sta cosa, c'è voluto che tornasse il centro-sinistra e tornasse la politica all'Asi per realizzare una cosa che era nella norma, che insomma, e che oggi si può, che oggi si può realizzare. Mi devo fermare per la pubblicità, ripartiamo da qui. Tra l'altro poi a Pompeo dobbiamo chiedere tutta una serie di cose che ha realizzato in questo periodo, ci deve spiegare come le ha realizzate, visto che sono stati fatti tutta una serie di tagli, perché nell'illustrare il bilancio delle cose che ha fatto l'elenco è particolarmente lungo. Allora, pubblicità, un minuto e mezzo, e poi torniamo insieme per parlare di territorio, per parlare di politica. Non vi muovete. Seconda parte di A Porte Aperte, sempre in diretta su Teleuniverso, Presidente Pompeo. Allora, dicevamo, lei respinge quello che è un luogo comune, cioè le province di oggi non servono a niente perché sono svuotate di competenze. Ci ha spiegato Francesco Scalia, all'epoca mia avevo una rappresentanza, rappresentavo il territorio. Oggi è diverso perché è un coordinamento idealmente tra i sindaci. Nonostante questo, le dice, le competenze sono rimaste, le cose le faccio in provincia. Ad esempio? Certamente oggi la provincia è la casa dei comuni, condivido pienamente anche l'analisi che ha fatto poc'anzi Francesco. Diciamo che la riforma delle province ha fatto anche un po' da apripista a quella che è la riforma del Senato, perché la riforma del Senato in effetti sarà un'elezione di secondo livello, saranno i consiglieri regionali ad eleggere, individuare i futuri 75 senatori. Però ecco, la provincia oggi sta recitando un ruolo importante per il territorio di coordinamento. Basti vedere le tre assemblee dei sindaci che ho avuto modo di convocare in questo anno da Presidente della Provincia. Una assemblea in occasione di ATO, un'assemblea per l'approvazione dello Statuto, un'assemblea per l'approvazione del per l'adozione dell'atto di bilancio. Che è avvenuta... Andando all'atto pratico, l'altro giorno sul bilancio, quanto ci ha messo sulle strade per rifare le strade? Perché vorrei dire però questi anche per dare il senso dell'importanza e veramente dove c'è una squadra di amministratori responsabile. Non sono andato mai sotto l'86% di presenze, con 420.000 abitanti rappresentati, con non meno di 70 sindaci su 91 presenti nell'assemblea. Non c'è gettone di presenza. No? Questo per dire, non c'è gettone di presenza, questo per dire veramente il grande senso di responsabilità e la voglia di fare che c'è degli amministratori sul nostro territorio. Quanto ci ha messo? Sulle strade abbiamo messo quasi 2 milioni di euro.
Abbiamo recuperato 1.300.000 euro grazie alla legge 46, l'economia della 46, grazie anche al lavoro sinergico con la Regione Lazio, risorse che stiamo adottando il bando e che permetteranno di riqualificare le strade attorno allo stabilimento. Ora, mi faccia capire, i soldi lei dove li prende? Perché se lo Stato non sta mandando più niente, allora c'è chi dice rimetterà la tassa sui passi carrabili. Allora, per quest'anno siamo in un anno, diciamo così, straordinario per quello che riguarda il bilancio della provincia, tant'è vero che l'ultima norma, il decreto legge 75 degli enti locali, per quest'anno ha dato la possibilità alle province solo di fare redigere il bilancio annuale e non triennale. Oltretutto ha dato la possibilità di creare l'equilibrio di bilancio attraverso le risorse, le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e attraverso anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Attraverso quindi l'utilizzo di queste risorse si è potuto arrivare a una quadra del bilancio e poter anche prevedere risorse per la riqualificazione delle nostre strade. Da qui le 2 milioni di risorse che verranno utilizzate prossimamente per la riqualificazione del nostro sistema viario. Faccio una cosa, Presidente. Allora, i dipendenti non se ne vanno perché ancora stanno là. Com'era la parola che era stata utilizzata prima, che bisognava decurtare. Quindi lei non li ha decurtati, né li ha buttati, e alla fine sono ancora di là. Di fatto i soldi non li mandano, ma allora aveva ragione chi diceva che forse le province costavano troppo, erano troppo grasse? Guarda, le posso dire che la spesa pubblica delle province incide per l'1%, l'8% incidono i comuni, il 20%, 21% incidono le regioni e il resto incide lo Stato centrale. Quindi per dire che è solamente l'1% quello che incide la provincia. Presidente, per arrivarci una fregatura sopra i denti tra poco, perché l'altro giorno voi avete fatto una riunione per un nuovo ATO, cioè un ambito territoriale. Ricordiamo che cos'è l'ATO, è un insieme di comuni che coincide più o meno con la provincia. Il primo ATO noi l'abbiamo avuto con l'acqua. Prima c'erano tante società che gestivano l'acqua nei vari territori, venne una legge che disse no, dovete fare un ATO, quindi un ambito territoriale che coincide grosso modo con la provincia, poi quei comuni che proprio non hanno nulla a che fare geograficamente si spostano nel lato della provincia vicina, grosso modo comunque coincidono con la provincia. E abbiamo avuto quindi l'appalto unico che per l'acqua è andato ad Acea. Ma niente, adesso stiamo per avere un'esperienza simile anche col gas? Beh, innanzitutto la tipologia del servizio è diversa, una cosa è parlare di acqua, una cosa è parlare di gas. Quando si parla di acqua si pensa anche a tutti i disagi creati dalle perdite, ovviamente quando si parla di gas in teoria grossi disagi legati alle perdite non dovrebbero esserci. Però per tornare all'utilità della provincia, lei ha individuato benissimo, direttore, il fatto di gestire questo come ente capofila lato, in questo caso FR2 Est, quindi relativo al Sorano e al Cassinate, quindi la provincia che diventa capofila e che supporta i comuni nella predisposizione del bando. Quindi questa forma associativa che permette anche il risparmio di risorse importanti per il territorio. Ma non è che ci capita come Acea? Perché magari Acea lavorerà benissimo, diciamo che Acea lavora bene, però la gente si lamenta, diciamo che si lamenta senza motivo. Ma non è che ci troviamo un gestore del gas che lavorerà bene come lavora bene Acea e poi la gente che si lamenta chissà perché. Mi auguro che le cose insomma vadano per il meglio, però ecco, lei mi ha fatto anche un assist quando parliamo di Acea, vanno ricordati anche i risultati fatti in quest'anno. Dall'ottobre ad oggi Acea ha rimborsato i comuni per 5 milioni di euro, quindi è stato saldato il 2009, 2010 e 2011, cosa che non accadeva dal 2008. Questa è stato votato. Per spiegare ai cittadini, Presidente, in pratica Acea doveva dei soldi ai comuni. Perché Acea deve i soldi ai comuni? Perché Acea è arrivata e si è trovata le opere che i comuni avevano realizzato, la provincia aveva realizzato, gli acquedotti, non li ha fatti Acea, li ha trovati, quindi doveva quelli che si chiamano, correggetemi se sbaglio, oneri concessori, cioè visto che io mi trovo l'impianto già fatto, do i soldi a chi mi ha ceduto questo impianto. Ci sta ricordando il Presidente Pompeo, per anni Acea non ha pagato ai comuni, adesso sta mettendo pari, siamo arrivati a 5 milioni di euro da ottobre ad oggi, c'è l'impegno entro il 31 ottobre da parte di Acea per il versamento di altri 4 milioni di euro. Ciò significa
il rimborso fino a tutto il 2013. Penso questo sia un risultato importante anche per i comuni, che sono risorse per sopravvivere in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando. Ma la provincia ovviamente è stato fatto veramente tanto in quest'anno, ci vorrebbe forse più di questa trasmissione per elencare. Innanzitutto anche il grande lavoro che è stato fatto sui servizi sociali. Ricordiamo che è una funzione che al momento stiamo gestendo, ma potrebbe più non essere più della provincia. L'assistenza specialistica, il trasporto disabili. È stata fatta un'enorme opera di razionalizzazione che ovviamente ancora non è arrivata a termine. Abbiamo tolto le spese per la sede distaccata di Sora, ma non abbiamo tolto il servizio, in quanto grazie alla collaborazione con il sindaco di Sora abbiamo trovato degli spazi all'interno della casa comunale. Abbiamo abbassato le spese di staff, abbiamo dopo 23 anni portato a termine la ristrutturazione dell'edificio destinato all'ufficio scolastico provinciale. Quell'ufficio per il quale venne anche qualche mese fa anche una nota trasmissione televisiva qui in provincia di Frosinone, e finalmente da qui ai prossimi 15 giorni potremo portare a termine questo trasferimento. Questo equivale e significa risparmio di risorse per utilizzare per i servizi importanti per questo territorio. De Angelis, Simone Costanzo ha esaurito il suo ruolo? No, assolutamente. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie. Noi dobbiamo trovare una soluzione condivisa. Dentro questa soluzione condivisa ci deve essere spazio e protagonismo per tutti, perché anche per Simone Costanzo. Perché nessuno ha cercato di trattenere Daniela Bianchi quando nell'agosto scorso ha detto: guardate, qui c'è qualcosa che non quadra, in questo partito sto stretta? Ma non lo so che significa stare stretti in un partito. Questo è un partito grande, quindi come dicevo ci sono tante energie, tante forze. La scelta di Daniela è una scelta politica che merita rispetto, e quindi ha fatto la sua scelta. Resta nel centro-sinistra, ha scelto un partito che non è il PD. Non si tratta di convincerla sul piano personale. La convinzione è una convinzione politica. Ha fatto un'altra scelta che merita rispetto, però non c'è dubbio che continueremo a lavorare insieme. Bianchi, Mirabella, Michilò, ma questo PD sta perdendo un po' della sua anima? Ma non lo so, io sono convinto, insomma, i risultati ci dicono che il PD va bene, che il PD, certo, noi abbiamo bisogno di una discussione che sicuramente servirà. Il congresso sarà anche un'occasione, no? Per discutere la nostra piattaforma ideale, politica, culturale, più in generale io credo definire meglio anche la nostra identità politica. Non c'è dubbio che questo tema c'è, questo problema c'è. Però, insomma, cosa vuole fare da grande? Ma intanto pensa a fare bene il Presidente della Regione e poi vediamo, insomma. È vero che vi state riunendo, voi che dal 2006 insomma, avete fatto quadrato intorno a Zingaretti, spianandogli la strada verso la segreteria regionale del partito, sta nascendo una forza regionale considerevole anche a livello parlamentare? Ma ci conosciamo da tanto tempo, come tu sai io sono stato e sono vicino da sempre a Nicola Zingaretti insieme a tanti altri, e stiamo ragionando, però l'operazione che vogliamo fare, se la faremo, adesso vedremo, è tutto da discutere, è tutto da capire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, è Zingaretti e Renzi. Scalia, ma... Fai togliere qualche sassolino su Acea o... Secondo lei c'hai macigni su Acea? Tiriamo fuori qualche sassolino su Acea. No, solo flash. Il problema di Acea è, come dicevi tu, che ha assorbito le gestioni comunali, soprattutto precedenti, del consorzio degli Aurunci. E il piano d'ambito era fatto sulla base di indicazioni di costo che erano sbagliate, volutamente, perché i comuni pensavano che dopo erano trasferimento in meno per loro, o perché non avevano la contabilità separata di tutto quello che era la gestione idrica. È un problema che si è registrato non solo in provincia di Frosinone, ma in tutta l'Italia. La giustificazione che è stata data è che di fatto con lo stesso contatore della corrente si alimentava sia la scuola e a fianco le pompe elettriche che lo stesso operaio faceva l'acquarolo e l'operaio, e quindi quando è stato necessario dare le cifre per fare l'appalto le cifre non erano precise. La tariffa prevista al piano d'ambito non copriva i costi operativi, cioè Acea ci rimetteva milioni di euro gestendo, quindi insomma, ma documentati i primi un anno e mezzo di gestione
erano diverse decine di milioni di euro di perdite, perché non copriva i costi operativi. Questo era il tema. Acea voleva risolvere il contratto in danno alla provincia. La però se ne è ricordata dopo tre anni, aveva tre anni di tempo per impugnare il contratto. No, non ci sono termini per impugnare il contratto, quella era una concessione che durava 30 anni, poteva portare in giudizio la provincia, Secondo questo principio arrivavamo a 29 anni, dopo 29 anni diceva ci siamo sbagliati, ridatemi i soldi. No, io ho dovuto convincere Acea a ricapitalizzare la società, a mettere all'epoca altri 7 milioni di euro, perché erano andati sotto il minimo del capitale, dovevano portare i libri in tribunale, farla fallire e agire per i danni nei confronti della provincia. L'ho convinta a ricapitalizzare la società dicendo avrei rifatto la tariffa riconoscendo i costi operativi veri. Ci ho messo un anno a riconoscere i costi operativi veri, perché con tecnici che hanno fatto il pelo e scontati al 20%, perché quella era l'offerta fatta in gara, per cui veniva una tariffa di 1,20. Riconoscevo per il pregresso, cioè, aveva perso fino allora 28 milioni di euro, ci chiedeva 28 milioni di euro, io gli ho applicato 10 milioni di euro di sanzioni, perché sono l'unico che ha fatto le contestazioni ufficiali, l'ultima contestazione ufficiale è del 2008, Antonio lo può confermare. Dopodiché Iannarilli, al di là delle chiacchiere che ha fatto anche qua, non ha fatto una contestazione ufficiale ad Acea. Gli ho applicato il massimo delle sanzioni, gliel'ho decurtata ancora, gli ho riconosciuto 10 milioni per il pregresso. Questa era la famosa transazione, per cui sono andato in giudizio, un giudice penale mi ha giudicato, la Guardia di Finanza ha fatto le pulci ai conti e ha verificato che i conti erano perfetti. Un giudice mi ha giudicato e ha fatto i complimenti a quella transazione. Un giudice che ha fatto i complimenti alla tribunale. Dopodiché, la transazione viene annullata. Io intanto avevo ottenuto anche 100 milioni di euro dalla regione per fare fogne, impianti, 100 milioni di lavoro, di soldi pubblici che avrebbero abbassato la tariffa, perché una parte della tariffa è l'ammortamento degli investimenti, per cui quei 100 milioni di investimenti pubblici non sarebbero andati in tariffa. No? Il risultato del contenzioso Iannarilli e dell'annullamento è che oggi Acea ha avuto riconosciuto non 10 milioni per il pregresso, 75 milioni dai giudizi. La tariffa oggi a quant'è? A 1,7. Quindi enormemente superiore a quella che abbiamo stabilito noi. I 100 milioni sono persi. La Polverini, vista la inattività, si è ripresa i 100 milioni per lei. E abbiamo pagato centinaia di migliaia di milioni di euro in consulenze, in avvocati. C'è una sola parcella di 2 milioni di euro di due avvocati in coppia. Incaricati da Iannarilli, una sola parcella da 2 milioni di euro, oltre tutto quanto il resto. Questa è stata la gestione. Tolto Iannarilli, il sassolino, e tornando alle cose attuali. Il sassolone, che se si continuava così, ma come sta facendo adesso Antonio, governando, l'amministrazione è una cosa seria. E questo nessuno lo mette in dubbio. A proposito quella di tariffa, amministrazione, quella tariffa, ed era un aumento di tariffa, la votarono anche i sindaci del centrodestra. E qui su Acea ci siamo. Ora però vorrei sapere una cosa. Se si governasse così, chiudiamo un attimo il rubinetto e riapriamo. Abbiamo il gas. Chiudiamo il gas. Sul gas ha detto Pompeo che non dovrebbe essere la stessa cosa. Gestito come va gestito diventa un'ottimizzazione, diventano risparmi, non diventano sprechi. Certo. Ma oggi al regionale avete parlato anche di elezioni comunali nei comuni con più di 15.000 abitanti. Mi sembra di capire che la linea del partito, premesso che poi a livello locale ognuno si governa come meglio crede, ma la linea del partito è andiamo ad appoggiare i sindaci uscenti dove sono sindaci nostri oppure sindaci con i quali abbiamo amministrato. Per cui, se leggo bene questa indicazione, a Cassino dovreste appoggiare Giuseppe Golini Petrarcone, a Sora, visto che si è amministrato con Ernesto Tersigni, è confermato l'appoggio, l'accordo raggiunto a livello locale con Tersigni, ad Alatri si appoggia il sindaco uscente Giuseppe Morini. È questa la chiave di lettura? Diciamo che su Sora e su Alatri c'è già una decisione presa, credo confermata anche nella discussione che c'è stata oggi a Roma, di sostenere Morini ad Alatri e Tersigni a Sora. E su Cassino,
Si sta discutendo e quindi discuteremo anche insieme alla sezione del Partito Democratico, al circolo del Partito Democratico, perché dobbiamo discutere a Cassino, perché si vota a Cassino, così come abbiamo discusso ad Alatri, abbiamo discusso a Sora. Si parte da Peppino Petrarcone, dal sindaco uscente. La discussione parte da Petrarcone. Quindi non è che ma non è ancora Roma... chiusa la discussione. Ok, quindi non è che siete andati a Roma a cambiare aria. No, non c'è un'imposizione, però c'è un'indicazione. Allora, e da poi, Roma dicono provate a partire da qui. E poi c'è una volontà, non solo il congresso unitario, ma scelte unitarie nei comuni che vanno al voto. Cioè il PD non si divide e non si divide il centrosinistra. Almeno questo è il nostro obiettivo. 331 12 456 25, c'è una marea davvero di messaggi, oggi gli abbiamo dato poco spazio, me ne scuso con i telespettatori. Domanda per Scalia: cosa ne pensa della designazione di Mostarda direttore generale della ASL di Frosinone? Non pensa che sia una sconfitta per la politica, visto che la nomina giungerebbe da Giacomo D'Amico? Insomma, non mi sembra che possa fare nomine. A De Angelis chiedo se il senatore Scalia chiederà per questa tregua le dimissioni di Costanzo, lui che farà? Ora era ora che si sciogliesse questo equivoco. Coraggio Franceschi, avanti così. Con Melilli, incontro che porta a casa un risultato che in un territorio normale sarebbe stato ovvio. Vedervi politicamente uniti è un vero piacere. Mi verrebbe la voglia di prendere la tessera del PD, scrive Michele. Una collocazione per tutti e pace fatta, sempre lo stesso linguaggio e gli stessi interessi. Alfieri e Costanzo uguali e contrari. Parlate di condivisione, ma le facce sono sempre quelle. Facciamo sfidare le vere forze liberamente, sfida aperta, tutti in campo, senza paracadute, Caperna, Buschini, Quadrini, Pompeo. Non siete più credibili, io iscritto PD nel paese del senatore e del presidente, nonché sindaco e della corrente di De Angelis, non ho né rinnovato la tessera né voterò più PD a livello locale. E come me, tanti, avete distrutto tutto, sapete benissimo che un accorpamento con la Campania vi vedrebbe tagliati fuori dai vostri giochi. Quindi questo telespettatore dice bisogna andare con la Campania, così vengono tagliati fuori sia Francesco Scalia che Francesco De Angelis. Vabbè, ne prendiamo nota. Era ora, avanti così, uniti si vince sempre. Quando si parla di lavoratori, avete mai visto cosa fanno attualmente in provincia, nella sede provinciale della Regione Lazio e, udite udite, dell'ex APT, azienda del turismo? È una vergogna per i veri lavoratori. Mi dispiace, il suo è uno splendido programma, ma vedendo gli ospiti non posso non cambiare. Non vedo l'ora che in studio ci saranno solo grillini. La soluzione Alfieri è la soluzione equilibrata per tutti, è la persona che dimostra immagine, voglia e competenza. La differenza con altri è nel fatto che Alfieri è stato anche un sindacalista e sa parlare alla gente, cosa che altri non sanno fare. Lasciamo scorrere i messaggi, mi stimola un sms. Senatore, senta, ma l'altro giorno i partiti hanno dovuto presentare i bilanci alle Camere e quindi adesso finalmente abbiamo visto il bilancio del Movimento 5 Stelle. Ha presentato questo bilancio? No, c'è stata una cosa diversa, che abbiamo, come al solito, dopo... tutti i partiti hanno presentato il bilancio, l'unico che non l'ha presentato è il Movimento 5 Stelle, come ha denunciato il nostro il collega che ha fatto la dichiarazione di voto. Non ho capito, voto. Scusi, me lo ripeta, perché altrimenti si assume la responsabilità di quello che dice. Tutti i partiti hanno presentato il bilancio. Fammi dire l'antefatto, il Movimento 5 Stelle ha innalzato una gazzarra, come fa costantemente, per una legge che si limita a riconoscere non il finanziamento, ma la quota del 2 per 1000 che va ai partiti, ancorché non ci sia stata la verifica, perché gli organi deputati alla verifica non l'hanno fatta, nel senso che non hanno una legge che rafforza i controlli e riconosce quella quota di contributi ai partiti che appunto andavano riconosciuti, se i partiti che avessero presentato il bilancio in regola.
Ecco, l'unico partito che non ha presentato il bilancio certificato da una società di revisione come è il Movimento 5 Stelle. Questo ha denunciato Del Barba in Senato, nella dichiarazione. Il bilancio non lo hanno presentato. Ma là una, cioè, una, gli altri partiti sì. Io, gli altri partiti sì, ma c'è una. Davvero, io riflettevo su questa questione degli scontrini. Io ho fatto il presidente della provincia a 10 anni e non c'è uno scontrino mio, io non c'ho un rimborso spese. Ho fatto il consigliere regionale, non c'è una fattura di un ristorante della provincia di Frosinone tra le fatture pubblicate online della provincia di Frosinone. Questi stanno, come dire, ossessionati dagli scontrini, dalle cose, dalle. Daremo più soldi noi. Alla fine prendiamo meno noi per i soldi che diamo al partito di quello che prendono loro. In media loro danno 1.400 euro al mese. Loro in media danno 1.400 euro al mese. Noi ne diamo 1.500 al partito nazionale, poi il partito locale, poi le sezioni, poi le cose. Prendiamo meno noi di quello che prendono loro, anche perché noi poi sul territorio ci dobbiamo stare. Loro stanno su internet a fare i troll, come si chiama. Noi sul territorio, cioè, non ci stanno le fatture, ma le cene le dobbiamo fare. Gli incontri ai ristoranti per riunire centinaia di persone, perché non è che abbiamo, le possiamo utilizzare ogni volta i teatri o cose. E anche i teatri li dobbiamo pagare, quelli li paghiamo con i soldi che 5 Stelle ha un comico che fa lo spettacolo gratis, voi lo dovreste pagare. No, il comico si fa pagare spettacolo. Quando fa lo spettacolo, e c'è il blog. Per il 5 Stelle no. Per il 5 Stelle, ma c'è il blog di Grillo che fattura un bel po', insomma, fa molta pubblicità il blog di Grillo. La politica è un'altra cosa, c'è gente che a me non passerebbe per la testa di pensare allo scontrino. Ma perché siamo cresciuti così? Perché insomma questi sono ossessionati dagli scontri, ossessionati. Io insomma c'è un amico che sta in commissione con me, fuoriuscito dai 5 Stelle, che mi racconta cose da risibile, cose che uno non ci pensa proprio, non ci pensa proprio. C'è un SMS per Scalia: è pentito di non avere votato Vicano alla SAF e De Angelis all'ASI? Io non ho votato Vicano alla SAF e De Angelis all'ASI perché non ero tra gli elettori, non ero sindaco e quindi non potevo votare né Vicano alla SAF né De Angelis all'ASI. Scalia ha chiesto la testa di Costanzo per questa tregua. De Angelis che farà? Leggo sempre gli SMS. Mi pare che oggi ci siamo chiariti, insomma, no? Credo senza media e senza pregiudiziali. Quindi nessuno chiede la testa di nessuno, discutiamo a campo aperto su tutte le ipotesi e scegliamo la soluzione migliore. Devo dare una risposta a uno scienziato che ha mandato mi fai un dire una cosa? Che dice tutti esponenti di sinistra, trasmissione a senso unico, dov'è la par condicio? La settimana scorsa andò Stavi, che erano tutti quanti di centrodestra. Prego, onorevole. No, anche su questa questione io voglio dire spesso... Io ad esempio molti non sanno, ad esempio io oggi sono il presidente dell'ASI a costo zero per l'ente, quindi noi abbiamo tagliato gli emolumenti, l'indennità, quindi ci sono anche segnali che vanno nella giusta direzione. Ma detto questo, torno al Partito Democratico, spesso si dice il rinnovamento, ma io voglio dire insomma il Partito Democratico, noi siamo un esempio diciamo in provincia di Frosinone di rinnovamento, perché... Se poi alla fine facciamo i conti, io, Francesco De Angelis, 56 anni, Scalia? 53. 53, quindi 56 e 53 anni, fammi dire. E poi non c'è... Bassa Pompeo. No, ma non c'è solo De Angelis e Scalia, cioè in questi anni è cresciuta una classe dirigente. C'è Mauro Buschini, c'è Maria Spilabotte, c'è Antonio Pompeo, c'è Simone Costanzo, c'è Sara Battisti, c'è... Un SMS prima parlava insomma, anche di Quadrini, di Caperna. Caperna, potrei fare un elenco, insomma. Sono sindaci. Sono sindaci, amministratori. Alfieri ha vinto nella sua città, prendendo un comune al centro-destra, l'ha vinto con il simbolo del PD. Francesco, scusa, possiamo dire che non ce n'è uno che supera i 60. Se guardiamo gli amministratori, i dirigenti, diciamo le figure, non ce n'è uno che supera i 60. A proposito di sindaci, c'è il tema di sindaci ed ex sindaci che comunque hanno ben governato, lo dice il fatto che nessuna inchiesta
li ha riguardati durante il periodo in cui erano al governo e tantomeno quando non lo sono stati più. Faccio l'esempio dell'ex sindaco di Veroli, Donorio, dell'ex sindaco di Ferentino, Fiorletta. Ci sono tanti sindaci di area che però in questo momento il PD non coinvolge. A livello nazionale è stato fatto notare, ma noi abbiamo avuto sindaci di grandi città che però non intervengono nel dibattito politico. A livello provinciale? Non è vero, non è vero, Fiorletta è impegnata all'ANCI in un ruolo anche importante. Fiorletta è attualmente consigliere comunale. È consigliere comunale, Donorio continua, insomma, le politiche culturali di Veroli. Il problema è che nella carriera politica ci vuole anche fortuna, nel senso che oltre non solo deve essere bravo e deve stare al posto giusto al momento giusto. Senatore, dove vuole portare questo Partito Democratico? Attraverso Donorio potevano essere parlamentari tranquillamente se avessero avuto l'occasione, la fortuna che abbiamo avuto noi, insomma. Cioè, la politica è fatta anche di è anche una scommessa, non è una cosa, non è semplice, è un rischio. Si può essere ottimi amministratori, persone che meritano, e però alla fine non ottenere risultati. Ti può succedere che prendi 50.000 preferenze e non sei eletto. È successo a me. Succede anche questo. 50.000 preferenze. Scalia, dove vuole portare il PD attraverso questo congresso? Il PD dove vuole portare questo territorio? Io credo che il PD si sia ridefinito a livello nazionale, che abbia un'identità molto marcata. Tu prima parlavi di fuoriuscite, ma da questo partito è uscito Fassina, è uscito Civati. È uscita gente che Nichilò era, insomma, si ritrovava ultimamente sulle posizioni Fassina, Mirabella è civatiano, insomma è uscita attivisti politici, militanti politici che hanno una visione del Partito Democratico che non è la visione del Partito Democratico del Lingotto. Il Partito Democratico, vi ricordate la famosa vocazione maggioritaria che poi Veltroni che tanto è questo, è un partito che parla al paese, che non ha paura di fare politiche che possono sembrare di destra, che non sono di destra, ma che possono anche se abbassare le tasse non può essere una politica di destra se abbassare le tasse è accompagnata di interventi sull'innovazione, sulle politiche sociali, sul reddito di garanzia. Non può essere una politica di destra, vuol dire ridurre gli sprechi, vuol dire rendere più efficiente la spesa, vuol dire liberare risorse nel paese. In questo momento infatti Renzi annuncia tasse giù in modo sorprendente, il Consiglio dei Ministri ha varato la manovra, sarà da 27 a 30 miliardi. Renzi ha rotto tabù, che erano tabù, l'articolo 18 era un tabù, perché l'articolo 18 non garantiva nessuno. Non garantiva nessuno perché sopra i 15, era per le imprese sopra i 15 dipendenti, il 98% per le imprese italiane sono sotto i 15 dipendenti e quando c'è una crisi industriale, Videocon insegna le tante che purtroppo abbiamo subito, l'articolo 18 non ti tutela, vai a casa. Ora, il Jobs Act, tanto criticato, innanzitutto ha trasformato i contratti che erano precari, interinali, le partite IVA, si sono ridotte le partite IVA, lo sai perché? Perché sono state trasformate in contratti a tempo indeterminato, in contratti stabili per ragazzi, e sono aumentati, insomma, ce lo dice il Fondo Monetario Internazionale, siamo l'unico paese che cresce. I critici dicono che però ci è costato troppo e che tutto questo investimento poi non ne valeva la pena. Non valeva la pena salvare la vita di qualche migliaio di ragazzi, di qualche centinaio di migliaio di ragazzi, da una prospettiva di qualche centinaio di migliaia di ragazzi, dare un segno più alla crescita di occupazione. Ho un minuto per ciascuno, se no poi ci sfumano. De Angelis, dove porterà il PD con questo congresso e dove il PD vuole portare questo territorio? Ma io credo che io sento che ci sono dei segnali, timidi segnali di ripresa. Dobbiamo portare questo territorio fuori dalla crisi e quindi costruire le condizioni di una rinascita economica e quindi sviluppo e soprattutto la priorità è il lavoro. Questo deve essere il nostro obiettivo. E su questo, se posso dire, io e Francesco possiamo fare un gioco di squadra importante. Io là in Commissione Attività Produttive e lui nel ruolo che ha come Presidente del Consorzio Industriale di Frosinone, Presidente dell'ASI, perché c'è voglia di investire. Io, insomma,
si diceva che faccio da relatore a molti disegni di legge. Fare relatore è pesante perché la legge la devi costruire. Però quando costruisci la legge hai a che fare con mondi, insomma diventi tu il riferimento di quei mondi e cose, e hai la possibilità di spostare, potendo e volendo, realtà lavoro, su questo territorio. A proposito di lavoro, dico a Scalia, domani consegneremo al Ministro Delrio un elenco di interventi sull'area industriale, sulle infrastrutture. E io ti posso dire che tra una ventina di giorni la crisi AICE, industria ceramica, sarà risolta con un fondo inglese che acquista e subentra nella proprietà, e sono 100 posti di lavoro che ritornano sul territorio. Voglio dire, c'è una notizia, me la date alla fine tutti e due. Se questo avviene è perché sei là, non perché sei qua. È più facile stare qua. Cioè, i parlamentari che ci hanno preceduto stavano sempre qua, a meno che Francesco, che quando faceva il parlamentare europeo non ci stava mai davvero. I parlamentari che ci hanno preceduto stavano sempre qua, ma là non ci stavano però. E chi hanno portato poi sul territorio? Presidente Pompeo, in 10 secondi, dove porterà questa provincia? Beh, c'è tanto da fare, però sono fiducioso, come ricordava anche Francesco De Angelis. C'è fermento in questo territorio, c'è ancora tanto da fare. Il fatto che ancora Fiat crede nella nostra provincia vuol dire che ha tante potenzialità questo territorio che può esprimere. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi a casa per averci seguito. A Porte Aperte torna tra una settimana, stessa ora, stessa rete. Vi lasciamo con un nuovo appuntamento che il giovedì, dopo questa trasmissione, ci accompagnerà, ci parlerà del GAL, delle opportunità di finanziamento europeo attraverso i GAL e in particolare quello che è il principale GAL del Lazio, quello che è il GAL del versante del Parco Nazionale d'Abruzzo, il versante Ciociaro. Cominciamo con Ripi, con quello che è stato presentato l'altro giorno a Ripi. A Porte Aperte torna tra una settimana. Arrivederci.